percorriamo una cinquantina di chilometri senza meta e raggiungiamo Ohrid, sulle rive dell'omonimo lago. Ohrid è anche un importante centro religioso e la devozione dei suoi abitanti, nel corso dei secoli, si è espressa con la costruzione di moltissime chiese. Oggi è chiamata la Gerusalemme dei Balcani. L'autore del viaggio finisce in Macedonia per caso e ne rimane incantato dalla bellezza di questo paese così vicino eppure così sconosciuto. Torniamo verso sud e passiamo da Prilep. L'intera economia della zona si basa sulla coltivazione del tabacco.